Salve, la ricetta che vi propongo oggi è carote con aceto. Si tratta di un contorno. Allora, innanzitutto bisogna lavare le carote ed immergerle nell'acqua e aggiungerci ad essa il sale. Accendere il fuoco e lasciarle cuocere fin quando la forchetta non entrerà nella carota. Allora, a quel punto bisogna chiudere il fuoco e poi vedremo in seguito. A dopo. Molto bene. Vediamo un po' se sono cotte le nostre carotine. Mettiamo la forchettina dentro. Sì, cottissime. Pendiamo sotto la pentola. E aspettiamo che si raffreddino. A più tardi, cari. Le carote sono cotte, adesso si deve procedere in questo modo. Si deve togliere la buccia esterna. Tagliamo a metà. Si fa così. Ecco qua, abbiamo tolto la buccia. Adesso si dovrà tagliare in due parti. Ecco qua, e si mette nel piatto. Si procederà in questa maniera, tagliando sempre a pezzettini così e così. Dovete fare questo con tutte le carote. A dopo, naturalmente, è inutile far vedere tutto il procedimento. Bene, le carote le abbiamo pulite e tagliate a pezzi. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere un po' di aceto. Olio. Sale, solo che adesso si vede ombrato, sale quando basta. Prezzemolo tritato in quantità. Ecco, adesso si vede meglio. Prezzemolo tritato e lo spicchio d'aglio che abbiamo tritato precedentemente. Ecco qua. Anche si gira col cucchiaio. Lo lasciamo insaporire per un paio d'ore e poi ce li mangiamo. Vitamina A in quantità nelle carote. E poi un'altra cosa, comprate le carote quelle col ciuffetto d'erba, quelle sono le paesane genuine come queste ho comprate, e non quelle là nelle confezionate, quelle confezionate, scusatemi, io dico tutto a getto, per questo sbaglio. Vabbè. Non mi resta che augurarvi buon appetito. Beh, buon appetito, non ancora, dimenticavo un ingrediente, il peperoncino rosso. Se non ce lo mettiamo, non prende sapore. Va bene? Mo sì, mo ve lo potete mangiare. Adesso sì, buon appetito.